Siamo in compagnia di Valerio Sisti, nuovo consigliere del Cascina Calcio, reduce da una lunga esperienza nell'Urbino Taccola. Comincia adesso una nuova avventura a Cascina. Con quali propositi, Valerio? Quello sempre di poter soddisfare questa grande passione che è il calcio dilettantistico, dove ormai mi sembra veramente di non poterne fare a meno. E quindi alla chiamata dell'amico Stefano Lucchesi, presidente del Cascina Calcio, non ho saputo dir di no. E anche se chiaramente lascio molto del mio cuore a Oliveto, dove sono stato veramente bene in questi ultimi 10 anni. Spero di poter dare un contributo, entro in punta di piedi, cerco di portare la mia esperienza in questo nuovo ambiente, dove è una città da chiaramente dei successi passati veramente importanti, e speriamo che si possa ripetere fra qualche tempo, senza furia, ma in maniera seria e, ripeto, passionale, arrivare a questi traguardi. Ecco, una delle cose che sicuramente ti ha convinto in questo passaggio è le prospettive che possono esserci a Cascina. Qual è il progetto finale? Dove vedi Cascina fra 4-5 anni? Io ho un amico veramente fraterno che è Maurizio Emmi, è allenato proprio il Cascina in Serie D, dove quando è stato con me in collaborazione a Oliveto mi raccontava delle vicende di Cascina, e appunto gli confermavo che per fare certo tipo di calcio chiaramente ci voleva un ambiente che fosse quasi una città, cioè Cascina ha 45.000 abitanti e lì ci sono le strutture e le potenzialità veramente per poter fare anche sport di un certo livello. Mi auguro, ripeto, ho conosciuto un po' già tutto il consiglio, i presidenti sono delle persone veramente serie, vogliono fare sport, oltre che, tra virgolette, chiaramente calcio in un certo modo, e questo penso che sia un buon viatico per poter raggiungere risultati in 4-5 anni, chiaramente di passare di categoria dalla promozione in un paio d'anni e poi anche, perché no, arrivare alla Serie D in questi tempi. Chiaramente però, ripeto, ci tengo a far bene. Per me far bene vuol dire star bene, e per star bene è bene essere insieme a persone che amano questo tipo di sport, il calcio. Ecco, proprio allora, a proposito di questo, hai fatto il viaggio accompagnandoti a Cascina di Luca Scaramozzino, che è il nuovo direttore generale della società nerazzurra. Con lui parliamo più del lato tecnico della squadra. Oltre a voi, ha fatto il passaggio da Oliveto Terme a Cascina anche l'allenatore Riccardo Rocca. Ecco, parlaci brevemente dei movimenti di mercato finora del Cascina e quali sono, secondo te, proprio i punti di forza della nuova squadra. Sì, con noi è venuto il mister Riccardo Rocca, dopo 2 anni di collaborazione, anzi, proficua a Oliveto, dove insomma siamo, abbiamo centrato i risultati che ci eravamo prefissati a inizio stagione, e siamo contenti che anche il mister abbia sposato questa nostra opportunità che abbiamo avuto a Cascina. Per quanto riguarda la squadra, siamo contenti, per la prima siamo addirittura d'arrivo, diciamo, con tutti i giocatori. Abbiamo portato 3 o 4 ragazzi che erano a Oliveto, che era un po' l'asse portante della squadra termale, e nella volontà proprio di dare continuità a un certo lavoro che era stato affrontato in questi 2 anni. Abbiamo confermato 2 giocatori importanti come Lotte e Tamberi, che erano a Cascina. È arrivato un giocatore come Susini, che ha vinto dei campionati importanti in promozione, quest'anno ha fatto 29 presenze a Fucecchio, quindi è stata una colonna portante della squadra che ha vinto il campionato, e per noi, proprio nell'ottica di provare a fare un campionato di vertice, è un giocatore importante. Arrivano dei giovani da categorie superiori e dei giovani che hanno già esperienza di promozione, quindi anche da questo punto di vista si è cercato di creare una squadra idonea, diciamo, adatta per fare un campionato di vertice, ma di categoria anche. Non si tratta di squadre che per vincere provano a prendere nomi, quando poi quei nomi a volte si va poco lontano. L'importante è che ci sia gente motivata, che ogni ragazzo ha delle aspettative e delle ambizioni personali, oltre che di squadra, per far bene. E sono tutti ragazzi che crediamo che possano affrontare la categoria nel modo giusto. In 20 secondi, Luca, quali potrebbero essere le vostre avversarie per un campionato di vertice nel prossimo campionato di promozione di girone C, anche se ovviamente ancora non esistono ufficialità sulla composizione dei gironi? Ma sicuramente le livornesi, Pro Livorno e Picchi, sono 2 squadre attrezzate. La Pro Livorno ha preso un giocatore come Rossi, che è un giocatore importante, che viene dalla categoria superiore. Lo stesso Picchi
ha allestito una squadra importante, viene da un campionato importante, il Forcoli sicuramente, anche se per ora se ne sente poco parlare, ma alla fine fa sempre squadre competitive, ha tradizioni importanti, quindi anche l'Atletico Etruria lo stesso stava allestendo una squadra importante, quindi credo che sarà alla fine un campionato equilibrato e difficile. Ci sono dei retrocessi, il Cecina è una squadra, una piazza importantissima, quindi sicuramente sarà un campionato difficile. In bocca al lupo, Cascina. Grazie.